Allora, noi abbiamo ancora da terminare un discorso relativo all'integrazione in cui cercavo di far emergere i problemi. Stavamo ragionando su questa figura, quando ci siamo lasciati la settimana scorsa, e poi cominciamo a vedere oggi le tecniche di soluzione, no? Tecniche con cui si affrontano questi problemi. Questa figura era tratta dal nostro libro di sistemi informativi, no? Quello che avete trattato l'anno scorso, che cercava di riassumere a colpo d'occhio un pochino la complessità, no? Di quella che è un'architettura di un sistema informativo basato su tecnologie web, anche se in realtà da un certo livello in avanti non si vede più, non si capisce più, che stiamo parlando di applicazioni web, perché da un certo livello di profondità in avanti diventa indifferente il mezzo con cui si accede al sistema, no? A parte i caratteri che in alcuni casi sono troppo piccoli, ma vediamo che tutto il nostro sistema informativo è, diciamo così, in questa parte della figura, sono necessarie delle misure di sicurezza, no? Per permettere di proteggere il sistema informativo rispetto a eventuali attacchi che arrivano dall'esterno, e questa è una caratteristica specifica, no, dei sistemi basati su web, perché di fatto il loro accesso si basa sulla rete pubblica internet, mentre invece se io ho un sistema più tradizionale, client server, pensate ai terminali di una banca, non sono collegati su internet al server centrale della banca, hanno delle reti private, a parte che in molti casi non sono basate su web. Ma in ogni caso hanno delle reti private su cui nessuno può andare a ficcare il naso. Quindi il livello di sicurezza diventa nel proteggere la rete privata. Mentre qui le operazioni viaggiano sulla rete pubblica e quindi è necessario filtrarle, no? Avere questi, qui lo indica con una serie di firewall, una serie di blocchi che fanno passare solamente alcuni tipi di operazioni. E tendenzialmente le operazioni che gli utenti, no, possono compiere arrivano a una parte del sistema informativo che è quella che contiene, che ospita le funzioni che devono essere accessibili al pubblico, tra cui il server web, ad esempio. Qui parla di web server e server engine, no? Quindi di fatto la parte HTTP del web server e la parte di application server, no? Immaginatevi il nostro Tomcat che fa girare delle applicazioni. Questi devono essere accessibili direttamente agli utenti perché devono poter navigare sul sito, eh? Poi qui parla di altri possibili sistemi, tipo un server FTP, un server di posta, che ovviamente serve di posta per poter inviare e ricevere posta, deve poter essere collegato con la rete esterna. Quindi c'è una serie di sistemi che devono essere con certe, diciamo così, limitazioni, ma accessibili dall'esterno. Poi ci sono altri sistemi che invece sono, diciamo, protetti, che fanno parte di una rete privata non accessibile dall'esterno, quindi vedete che qui c'è una doppia barriera. La prima barriera che serve per far passare solo ciò che serve a tutti. La seconda barriera che serve per far passare solamente alcuni, non tutti. Di fatto questi collegamenti sono per accedere direttamente, guardate che qui dietro ci sono i database, i DBMS server. Normalmente da internet non posso collegarmi, ieri abbiamo visto come collegarci a MySQL, basta scrivere localhost, se la macchina, se il database è sulla stessa macchina vi accedo. Se il database è una macchina diversa è sufficiente inserire l'indirizzo della macchina remota. In realtà questa operazione non si fa mai, non vado mai a collegarmi direttamente tramite il protocollo di database a un database che dà dentro un sistema informativo. Se non ho prima costruito, e di fatto a questo livello qua si costruiscono dei tunnel, no, delle reti private virtuali, in cui tutta l'operazione, di fatto il vostro punto d'accesso, la vostra macchina che magari si trova da un'altra parte, dal punto di vista logico, no, viene inserita su questa sottorete qui, no? Attraverso metodi di cifratura e di appunto tunneling della connessione internet. Ma quindi queste, diciamo così, sono connessioni che normalmente non vengono utilizzate. Normalmente chi può accedere a questi sistemi di back-end, dove effettivamente ci sono i dati e ci sono le operazioni critiche, sicuramente ad esempio Servlet Engine, no, le classiche che scriviamo dentro Tomcat possono arrivarci da questa strada. Quindi
Quindi questo collegamento, questo firewall farà sì che la comunicazione tra questo servlet engine e questo DBMS server siano permesse. Le comunicazioni da un utente generico lassù che cerca di collegarsi al nostro database verranno ovviamente bloccate o da questo signore o da quest'altro, no? Quindi qua sopra abbiamo le politiche di accesso alla rete, qua sotto abbiamo i servizi esposti al pubblico e qui a destra abbiamo i servizi, diciamo così, di back-end, no? Più privati, che non devono essere accessibili al pubblico. Possono essere accessibili in alcuni casi a reti interne, no? Dall'interno della rete, su una rete privata, dove qui sono indicati ad esempio degli sportelli, degli uffici, dove la differenza tra sportello e ufficio dal punto di vista logico è nulla, nel senso che sono delle macchine che hanno accesso diretto alla rete interna. Gli uffici tipicamente sono collocati nello stesso posto in cui c'è il data center, il centro di elaborazione dati, gli sportelli possono essere distribuiti sul territorio, ma a quel punto diventa un problema di connettività, di dire a Telecom portami un filo fino a quella mia filiale là, che faccia parte, che sia, diciamo così, incastrato comunque sempre sulla mia rete locale. Quindi questo è il livello di complessità, no? Normale. Dal punto di vista logico, dal punto di vista fisico, qui fanno vedere tutti questi belli armadi che sono armadi di rete, oppure dei server, oppure degli strumenti di storage, no, di memorizzazione dati, e ci sono veramente queste quantità di dati. Adesso se io riuscirò poi verso la fine del corso a portarvi qualche testimonianza, di cui una ha già avuto la conferma della disponibilità, la persona che gestisce il sistema informativo del Politecnico. Effettivamente adesso non siamo in troppi per poter andare a visitare il centro di elaborazione dati, ma qualche foto magari la vediamo, ha abbastanza questa impressione qui, no? Dal punto di vista fisico, serie di armadi con decine di calcolatori di CPU e centinaia di hard disk al suo interno. Va bene, questa è una figura che qualcuno ha disegnato. Facile disegnare sempre le cose sulle carte. Io avevo intitolato questa slide il gioco del taglio, no? Cioè, proviamo a tagliare qua e là e vedere che cosa succede. Cioè, parlavamo qua di integrazione. Quindi questo è bello perché l'ho disegnato da zero. Ma immaginiamo che la cosa più catastrofica che può succedere a un sistema informativo è che domani l'amministratore delegato dell'azienda decida di fondersi con un'altra azienda. Per cui da dopodomani noi abbiamo due sistemi informativi che prima non si parlavano minimamente perché erano di aziende diverse, magari anche concorrenti, e da dopodomani dobbiamo cominciare a pensare come fare a farli parlare. Quindi vuol dire che andiamo a inserire in questa figura dei pezzi che sono stati concepiti, costruiti con logiche, con tecnologie completamente diverse. E quindi uno di questi, oppure uno di questi, oppure uno di questi. A seconda di dove concentriamo l'attenzione, i problemi che vengono in mente sono diversi, no? Sul database, trovate facile. O un database né un altro, il problema diventa un po' un problema logico di coerenza dei dati. Come faccio a mettere i dati insieme se saranno memorizzati? Se a livello front-end ho varie applicazioni web, e bisognerà mettersi d'accordo, magari prendere il meglio di entrambe, oppure, cosa più facile, buttare via una delle due e uso l'altra. Se appunto facevano le stesse cose, cose analoghe. Per fare un esempio molto concreto, vicino a noi, avete presente la fusione tra Banca Intesa e Banca San Paolo? Per diversi anni, adesso più o meno sono abbastanza alla fine, ma anche perché stanno lasciando a casa gente, ma per diversi anni le persone che lavoravano al centro di Moncalieri, il centro informatico di elaborazione dei dati di San Paolo di Moncalieri, non potevi avvicinarli e dire la parola integrazione che ti avrebbero picchiato, no? Perché effettivamente il problema era quello di, cioè, lo vivevano tutti i giorni, cercare di allineare due sistemi grossi, di due grosse banche, che dal giorno dopo il cliente doveva vedere come un tutt'uno, come una cosa uniforme, e non più due applicazioni completamente diverse. E ricordiamoci sempre che ciò che vede il cliente finale è la punta dell'iceberg rispetto alla dimensione del sistema informativo vero, no? I veri utenti, quelli che sono tanti e cattivi ed esigenti, sono quelli qua sotto, quelli che lavorano dall'interno, no? L'utente che ci dirà, sì,
le funzioni, la quantità, ce ne sono magari di più, ma le quantità di funzioni a cui hanno accesso è incredibilmente inferiore. Ok, quindi per metterci un po' in un contesto, noi lavoriamo su local host, ma in realtà immaginiamo di lavorare qua dentro, no? E quindi dicevamo, come faccio a integrare? No, quindi cominciamo a avvicinarci alle soluzioni. Ma ci sono varie tecniche, no? Di fatto ci si sbizzarrisce dalle più becere, del tipo se devo integrare il sistema A col sistema B, vabbè, faccio in modo che il sistema A ogni tanto faccia, costruisca dei file, li salvi su un disco condiviso, il sistema B di tanto in tanto a vedere se c'è qualcosa di nuovo, lo legge e lo importa. Un po' brutto, no? Fa un po' anni 80, ma funziona, in tanti casi si fa così. Solo l'altro ieri l'ho sentito proporre questo metodo da un'azienda che adesso sta, di oggi, ecco. Dicevano, ma sì sì, ma noi nella nostra applicazione tante volte facciamo così perché è più semplice, no? Tu butti un file lì e quell'altro ogni tanto se lo trova, lo vede, lo legge. Molto di basso livello come meccanismo, molto, se vogliamo, critico, però come sempre a volte funziona e ha pochissime dipendenze tra il sistema informativo A e il sistema informativo B. Basta che ci si metta d'accordo su un formato di file. Oppure fare in modo che vari sistemi informativi condividano una base dati. C'è un lavoro chiaramente forte di integrazione delle basi dati, ma una volta che ho consolidato i dati in un unico DBMS, posso fare in modo che applicazioni diverse riescano a vedere, no? E a condividere gli stessi dati. Questo perché negli ultimi 20 anni le applicazioni sono state quasi tutte costruite con in mente il modello di database relazionale, e quindi quello è un punto di taglio naturale, è un punto di taglio semplice perché ce l'hanno tutti. Le applicazioni precedenti invece no, non lavoravano con database relazionali, ci gestivano i dati in proprio, in modalità proprietaria, inventata in modo diverso ogni volta, e quindi questo non sarebbe possibile. Non è così banale come sembra, perché il problema, i dati, diciamo così, in un DB relazionale hanno delle regole di integrità proprie, però il concetto di integrità dei dati che dobbiamo mantenere qua è un pochino più complesso, più ricco. Non è solamente la chiave esterna deve essere garantita, ma il tipo di elaborazione, il tipo di processi che faccio su questi dati devono essere controllati. Allora, finché c'è un'applicazione che fa dei processi di elaborazione sui propri dati, bene, ma quando hai un'altra applicazione che comincia a vedere gli stessi dati e poterli modificare, qualche, no, difficoltà in più c'è sul fatto che la seconda applicazione rispetti le stesse regole della prima e non modifichi i dati in modo che la prima poi impazzisca. Per cui queste integrazioni vanno tanto bene quando c'è uno che scrive e l'altro che legge. Quando entrambi cominciano a scrivere dei dati condivisi, bisogna fare molta più attenzione, no? E darsi delle regole in più sui livelli superiori, che non è banale perché spesso questi livelli superiori sono stati sviluppati anni addietro. Però di fatto anche qua ci sono dei dati comuni e ogni applicazione va avanti per conto suo, semplicemente usando questi dati e sapendo che questi dati qualcun altro li sta modificando in parallelo. Ma in questo livello le applicazioni continuano a non essere coscienti l'una dell'altra quando lavorano. Quindi un po' un'integrazione a Y, in cui hai una gamba che è comune, che è il database, e poi ti differenzi e hai due applicazioni separate l'una dall'altra. Il terzo punto che era suggerito qui è invocazione remota di procedure. Cioè, quando io ho una parte del sistema informativo che deve usare una funzionalità svolta, supportata, da un'altra parte del sistema informativo, posso emulare in qualche modo ciò che farei se in realtà i due sistemi informativi fossero uno solo. Se i due sistemi informativi fossero uno solo, vuol dire che un pezzo di me stesso è in grado di fare quella funzione. Quando mi serve, chiamo quel metodo. Istanzio quell'oggetto e chiamo il metodo che fa l'operazione. Va bene, il problema è che quell'oggetto, quel metodo che fa quell'operazione, o quella procedura, se parliamo ancora in termini non oggetti ma procedurali, non è parte della mia applicazione, è parte di un'applicazione diversa. Allora, dobbiamo inventarci un metodo affinché l'applicazione A
il pezzo di sistema informativo A sia in grado di chiamare una procedura o un metodo interno al sistema informativo B, che per inciso non è detto che usi neppure lo stesso linguaggio di programmazione con cui è scritto il sistema informativo A. Quindi io devo chiamare una funzione, un metodo, una procedura, chiamatela come volete, che sta su un sistema informativo diverso, su un computer diverso, scritto in un linguaggio diverso, che usa delle convenzioni di dati diverse. Ma non è impossibile. Si può fare, ci sono dei metodi proprio per gestire questa invocazione remota di procedure. Se io so che quella procedura ha bisogno di questi tre parametri, glieli preparo, glieli impacchetto in un formato dati in cui ci mettiamo d'accordo, tra il costruttore di A e il costruttore di B, ti impacchetto i dati su cui devi lavorare, te li spedisco sulla rete locale, tu ricevi questi dati, li spacchetti, chiami la procedura effettivamente esistente e poi questa procedura avrà dei risultati, questi risultati me li rimpacchetti di nuovo in un certo formato e me li rimandi indietro. C'è un po' di lavoro di, come si dice, marshalling, cioè prendere questi dati e trasformarli 18 volte, ma alla fine il lavoro l'ho fatto, nel senso che il sistema informativo A chiama una procedura e dopo un po' il lavoro è stato fatto. Chi chiama quella procedura non si rende quasi conto, faremo in modo che non si renda quasi conto che quella procedura in realtà sta tutta da un'altra parte. Questo meccanismo di chiamata remota cerchiamo ovviamente di incapsularlo, nasconderlo in modo che non sia l'80% delle righe di codice che scriviamo, ma sia isolato da qualche parte. Quindi chi lavora sul sistema informativo A dice: mi serve questa funzione, la chiamo. Che poi questa funzione sia locale al mio interno, sia remota da un'altra parte, scritta in un sistema informativo completamente diverso, quasi non me ne accorgo, quasi, con un quasi molto grande. Chi lavora sul sistema informativo B, il sistema informativo B ha una funzione che a un certo punto viene chiamata. Viene chiamata non da un chiamante che sta sempre dentro B, ma da un chiamante che arriva da fuori e di mezzo ci sarà un modulino che fa la chiamata finta. Fa finta di essere B che ha chiamato quella funzione e quella funzione dice: bene, bene, faccio il mio lavoro. Quindi richiede ovviamente di mettere le mani, no, su entrambi i sistemi informativi per poter fare questa operazione. Però è un metodo di lavoro abbastanza semplice da pensare, perché non va a stravolgere. E tra l'altro ha il grosso vantaggio rispetto al punto precedente del database condiviso, ha il grosso vantaggio che i dati di B, i dati che stanno da parte di database che compete a B, li modificano, li usano, vengono usati, modificati dalle procedure scritte dentro B. Cioè non vado io a ficcare il naso dentro il tuo database con il rischio di far danni perché non so quali sono, diciamo così, le logiche con cui devono evolvere i tuoi dati. Chiedo a te di fare una certa operazione sui tuoi dati e di darmi il risultato. Se poi tu cambierai il database domani, non mi influenza. Se tu per fare un'operazione avevi bisogno di svolgere 27 controlli prima, no? Prima di fare il bonifico devi fare tutta una serie di controlli che non sono evidenti dal database. Se io avessi il database potrei prendere una cifra, la sposto da un conto all'altro, finisce lì. Ma non è così. Prima di farlo devo fare una serie di controlli. Allora io non vado a modificarti i dati sotto il naso. Io sistema informativo A sempre. Non vado neppure a replicare al mio interno tutta una serie di controlli, magari su informazioni che non ho. Chiedo a te, fai il bonifico. Allora tu farai i controlli come facevi prima e poi trasferirai i dati come facevi prima. Semplicemente l'hai fatto perché qualcun altro te l'ha chiesto e non una parte di B ma una parte di A ti ha chiesto di fare quell'operazione. Quindi in un certo senso ci piace di più perché si lasciano i dati e le procedure che operano su quei dati dove erano nate. E si rende solamente accessibile un'operazione macroscopica su quei dati. Questo lo chiameremo servizio tra poco. Questo è tra l'altro è un caso particolare, quello dell'invocazione remota di procedura. Ti mando una richiesta, cioè fai una certa operazione e ti mando associati i dati corrispondenti all'operazione che devi svolgere e tu mi mandi una risposta. È un caso particolare di un pattern di collaborazione più ampio, che è quello dello scambio di messaggi. Una chiamata di procedura è un caso particolare di scambio di messaggi perché ci sono solo due messaggi, uno di richiesta e uno di risposta. È anche il pattern più semplice, è anche il pattern più
utilizzato, semplice da capire, da progettare, da gestire. Ma non è l'unico, nel senso che si possono immaginare tipi di integrazione basati su scambi di messaggi, cioè sistemi informativi diversi si scambiano dei messaggi. Messaggi che non necessariamente richiedono una risposta immediata, come farebbe una chiamata procedura remota. Chiamata procedura remota, chiamo questa procedura, aspetto che finisca e tu mi devi rispondere subito. Mi devi rispondere, uno, quindi deve esserci un messaggio di risposta, e subito, perché io sto aspettando. Mentre invece in uno scambio di messaggi, tu, immaginatelo nel mondo cartaceo, la burocrazia cartacea. Il certo ufficio fa la circolare, fa la lettera, la invia ai dirigenti di quegli altri uffici, la manda. E poi va avanti. Questi altri uffici, quando tutto funziona, ricevono questa comunicazione, a loro volta fanno del lavoro e poi a loro volta manderanno altre comunicazioni ad altri. No? In modo abbastanza asincrono. Non è che quando ti ho mandato una lettera sto lì fermo ad aspettare la risposta, me la devi dare subito. So che, presuppongo che, assumo che, quando riceverai questo messaggio farai qualche cosa e mi fido che tu lo faccia. E se poi avrai qualcosa da dirmi più avanti, me lo dirai, mi manderai un altro messaggio e io ne prenderò atto quando lo riceverò. Quindi uno schema molto più flessibile che non domanda-risposta. Più complesso anche da gestire. È più simile però a quelli, voi li avete visti probabilmente dal punto di vista dei modelli, ai workflow, no? In cui hai diverse fasi di elaborazione, sia di lavorazione o elaborazione, sia che parliamo del campo industriale o nel campo dell'informazione, ci sono dei processi che hanno degli stadi di avanzamento. E ogni stadio devo fare certe operazioni e devo informare altri stadi paralleli e devo scambiare informazioni o pezzi o materiali. Quindi voi fate questi bellissimi disegni, no? In questi grafi di flusso di lavorazione, di modellazione dei processi di lavoro. Ecco, la implementazione pratica è avere tante parti nel sistema informativo che si scambiano messaggi e si informano reciprocamente sullo stadio di avanzamento della procedura che stiamo cercando di svolgere. Sono più complessi da gestire, anche da concepire questi sistemi, proprio perché sono intrinsecamente asincroni e indipendenti. Quindi indipendente mi piace, né? Perché è più flessibile il tipo di integrazione, però è più facile perdere un pezzo, perdere un messaggio. Un messaggio io l'ho mandato, pensavo che facesse quello, in realtà non lo faceva, no? E quindi è più difficile da verificare. Però ci sono anche questi schemi di integrazione. Quindi stiamo partendo dal più banale verso il più sofisticato, e sono le varie, diciamo così, metodologie che si sono utilizzate durante gli anni. Metodologie che ovviamente sono supportate da tecnologie. No, queste cose qua che abbiamo raccontato un po' da bar, lì ti mando il messaggio e tu me lo restituisci, si basano in realtà su qualche chilogrammo di carta, di specifiche, che ti dicono come deve essere scritto il messaggio, in che codifica, in che linguaggio, come codificati i tipi di dato, eccetera, eccetera, essenzialmente per non dover reinventare ogni volta tutto da capo. No, si utilizzano dei protocolli, delle librerie, degli standard. Qua ho elencato alcuni, no, dei più importanti, che sono in vigore ancora oggi, essenzialmente, che si utilizzano normalmente. Dai, diciamo così, middleware di scambio messaggi, quindi librerie per gestire uno scambio di messaggi, alle cose più semplici come, come web service, no? Che sono basate a loro volta su XML, alle semplificazioni dei web service, perché alcune volte vedremo che i web service sono molto utili, semplici da capire, ma macchinosi, pesanti da implementare, perché ci sono n strati intermedi, no, prima di arrivare al dato, e quindi di fatto sono nate di recente delle tecniche più leggere, ad esempio il pattern REST, no, che vedremo che è una invocazione leggera, facile di web service, cioè ti mando 300 byte con la richiesta anziché 8 kilobyte con la stessa richiesta nascosta dentro 18 livelli di XML, no? Perché poi lo vedremo che c'è tanto XML per trasferire il numero 3. E quindi si sono trovate delle soluzioni un pochino più leggere e anche tutto sommato più efficienti qualora parte della logica applicativa venisse trasferita sul client, sull'utente, sulla macchina dell'utente, sul browser. E vabbè, queste sono, diciamo, tecnologie, alcune delle quali le toccheremo con mano. E tutto questo va bene, no? Quando abbiamo a che fare con sistemi che sono stati progettati in modo relativamente moderno, no?
dove esiste un concetto di database, esiste un concetto di procedura che si può chiamare, esiste un concetto di dati e risultati di una procedura, che sono cose che noi diamo per scontate. Non erano così scontate negli anni 70, quando le fondazioni di molti sistemi informativi sono state create sui mainframe, scritte con linguaggio COBOL, no? Che continua a essere usato ancora oggi, purtroppo, e il modello di programmazione era estremamente cablato. Cioè all'epoca tu avevi una macchina con le risorse hardware estremamente limitate, lo chiamavano mainframe, occupavano 2 metri cubi, ma in realtà erano potenti più o meno come l'orologio che avete al polso, no? Come capacità di calcolo. E il tipo di interfaccia, di interazione utente che avevano erano esclusivamente dei terminali alfanumerici collegati via porta seriale. No, ricordo ancora i primi anni che ero Politecnico, esistevano ancora quei concentratori, cioè degli scatolotti, che dietro avevano 20 porte seriali diverse, distinte, non diverse. E a queste 20, 12, 15, adesso non ricordo il numero esatto, a ciascuna di queste porte seriali c'era un cavo seriale che girava, arrivava al terminale, quindi c'erano i laboratori, anziché avere i PC, avevano i terminali. Terminale, semplicemente uno schermo, una tastiera, e tutte le volte che premevi un tasto, il codice hash di quel tasto via seriale arrivava al concentratore. Dal concentratore, attraverso un antesignano della rete locale, arrivava o una linea seriale a più alta velocità, oppure già una rete locale, arrivava al server che stava da qualche parte, che prendeva quel tasto e lo elaborava. Se poi doveva mostrare l'eco, no, premevi là, là ti compare sul video, perché il mainframe dall'altra parte avevano mandato indietro, attraverso tutta la linea seriale, la A. Quindi il terminale era un terminale stupido, come si dice. Non faceva elaborazione se non la gestione dello schermo e della tastiera. Però cosa succedeva quando premevi invio? Lui non lo sapeva. Semplicemente passa l'invio a un'altra macchina che decide tutto. Che decide tutto è che c'è qualcuno che l'ha programmata questa macchina, qualcuno è uscito dei programmi, sapendo e pensando che l'unico modo con cui quel programma verrà utilizzato sarà uno schermo alfanumerico e una tastiera, e un utente solo. Quindi la logica, quella che noi oggi chiamiamo la logica di business, cioè che cosa faccio con i dati, e la presentazione, cioè il disegnare le maschere e scrivere ciò che l'utente vede, erano intrecciate. Non si pensava che in realtà la stessa logica poteva essere richiamata in modo diverso. La rete non esisteva ancora come concetto di elaborazione distribuita. La rete era un modo, la rete locale era un modo per far arrivare, per risparmiare sui cavi seriali. Uso meno cavi seriali perché li concentro tutti in un unico cavo di rete. E vabbè, sono passati 30 e più anni, quasi 40. Però il software, in alcuni casi, il software che usiamo ancora oggi è ancora costruito in quel modello, con quel modello. Quindi diventa estremamente difficile da integrare. Dove si può, si tende a rifare, ricostruire. In tanti posti non si può, o non si vuole, o costa troppo. E allora si deve integrare con quelli che oggi si chiamano sistemi legacy, no? Sistemi ereditati dal passato, che però adesso non c'è più il mainframe comprato nel 1968 nello scantinato della banca. Questo stesso mainframe è emulato dentro una macchina virtuale di un server moderno. Ma lui dentro le linee di codice invece ci sono ancora. L'hardware no, l'abbiamo buttato via e l'abbiamo messo in una macchina virtuale che ne fa girare 40 insieme. Ma il software rimane, sopravvive. Pensate quante volte voi scrivendo un programma fate delle scelte del tipo: ma sì, ma tanto questo programma serve solo per adesso, no? Per oggi, poi anche se non lo faccio bene, anche se prendo una scelta che non è ben ponderata, fa lo stesso. E poi magari scoprite che 40 anni dopo c'è ancora qualcuno che sta eseguendo quella linea di codice. Ma per pensare a cose banali, perché poi in realtà sono le stesse che succedono su larga scala, è il problema delle date, no? Il famoso anno 2000, voi eravate più piccolini quando c'è stato tutto il marasma dell'anno 2000, ma si è scoperto che la maggior parte del software gestionale scritto negli anni 60-70 codificava l'anno su 2 cifre sole. Ma chi mai nel 1968, 70, 73 avrebbe pensato che, cioè, che cos'era il 2000, il 2001 a quell'epoca, no? Ma era argomento per film di fantascienza, o film, romanzi di fantascienza.
2001 Odissea nello spazio, è stato scritto in quegli anni lì, ma il 2001 era una cosa lontanissima. Il 2000 è arrivato e il software era ancora in funzione, 30 anni dopo, quando, ma chi l'ha scritto non esisteva neanche più. O se esisteva faceva cose molto più divertenti che non scrivere programmi. No? E quindi c'è stato il problema di andare a verificare, no, che cosa succedeva in tutti questi programmi quando cambio secolo. No? Adesso forse abbiamo imparato la lezione, no? Nel senso che fino all'anno 10.000 dovremmo essere tranquilli, ma non escludo che in realtà ci saranno dei problemi prima intorno al 2038, perché molti dei sistemi che sono basati su Unix misurano la data, mi pare in millisecondi, dal 1 gennaio 1970 e su 32 bit, questo è un numero che mi pare nel 2038-2035 arriverà in overflow sui 32 bit, cioè il massimo numero rappresentabile su 32 bit sarà una data che avviene tra 10 anni, no, 20 anni. Qualcuno ci si preoccuperà nel momento, ma nel frattempo vuol dire che tutti gli applicativi che codificano la data in binario secondo la convenzione Unix dovranno essere ritoccati e riscritti. Abbiamo 20 anni di tempo di farlo, probabilmente lo faremo negli ultimi 6 mesi. Vabbè, questa figura tratta da un libro che racconta un po' le varie, fa qualche esempio, no, di vari tipi di sistemi legacy e come in qualche modo si parlano tra di loro, sono collegati tra di loro. Il problema è che i pattern di integrazione, ma è più che altro una vignetta, no? Col sistema vecchio con la barba che purtroppo funziona ancora. Insieme a un'applicazione client server, insieme a un'applicazione web, da un'altra parte ha fatta oggetti, quindi convive tutto, no? Database di tipo diversi, alcuni non relazionali come questo qua sotto, poi c'è l'e-commerce, il nuovo brillante invenzione che è basato su tecnologie diverse. Ebbene, tutto questo convive, i pattern di integrazione che abbiamo visto prima sono adatti a quasi tutto tranne che i sistemi più vecchi, più anziani, no? Dove il concetto di database, di procedura non era scindibile rispetto all'interfaccia utente. E allora ci sono delle soluzioni di integrazione diverse, che quindi quando va bene lavoro a livello di dati o di API, no? Di fatto funzioni che devo richiamare, ma molto spesso, soprattutto con sistemi legacy, si lavora a livello di interfaccia utente. Cosa vuol dire lavorare a livello di interfaccia utente? Vuol dire che se io devo chiamare una procedura su un sistema legacy, devo far finta di essere un utente che si collega a quel terminale, schiaccia i tasti e vede il risultato sullo schermo. Quindi di fatto ho dei sistemi informativi che per fare l'equivalente di una chiamata remota, per eseguire un processo su un server remoto, di fatto il software del sistema informativo A emula un terminale seriale del sistema informativo B. Schiaccia i tasti, cioè gli manda le stringhe di tasti che l'utente avrebbe premuto, va a vedere che cosa il terminale remoto avrebbe scritto, che cosa il sistema informativo vecchio, anziano, avrebbe scritto sullo schermo, sa dove andarlo a leggere e legge quel campo lì e lo restituisce. No? Che è una tecnica orrenda, no? Ma in molti casi è la più semplice, perché ti permette di non toccare il codice dell'applicazione esistente, se riesci a fargli fare qualche cosa che l'operatore prima faceva. Si chiama scraping questa tecnica. Vabbè, qui di nuovo racconta i livelli possibili a cui si può fare integrazione. I livelli più bassi richiedono ovviamente di entrare dentro il sistema. È chiaro che i sistemi legacy non usano database relazionali e quindi di fatto bisognerà scrivere delle procedure di importazione e esportazione dati ad hoc, no, dentro il sistema esistente, oppure incapsulare, però molto spesso sono soluzioni, come dicevo, ad hoc, si studiano sul momento sulla base dell'esigenza specifica di quel sistema. Mentre invece appunto l'ultima risorsa disponibile, ma se vogliamo testimonia come alla fine ci si ingegni per trovare delle soluzioni quando poi si è di fronte a un problema, in particolare di integrazione, è questo dello screen scraping, di cui vuol dire andare a raschiare il contenuto dello schermo, no?
di fatto emuli il terminale, ovviamente è un lento e macchinoso, ma no, ha i suoi vantaggi. Quindi in alcuni casi, per quello che quando, no, quando parlate di integrazione, chi lavora con questi sistemi come minimo vi picchia, perché affronta questo tipo di problemi. Problemi che sono stati la fortuna di una serie di software house che stanno vendendo e gestendo dei prodotti per fare questo, ovviamente dei prodotti software per automatizzare tutti questi meccanismi, assolutamente, per carità, una nicchia di mercato anche che continua a essere fiorente, perché con l'evolvere della tecnologia ciò che ieri era innovativo domani diventa legacy anch'esso, e quindi diciamo che oggi in molti casi speriamo, no, che gli sviluppatori abbiano un minimo di visibilità in più sul futuro e costruiscono dei sistemi che siano aperti o più facilmente modificabili, anche se poi il futuro nessuno lo conosce, quindi non si sa molto bene, no, che cosa vuol dire essere aperti alla tipologia di sviluppo software e alla tecnologia di sistemi informativi che ci saranno da 30 anni, no? Da 30 anni stiamo parlando del 2040, chissà, è difficilissimo da prevedere, possiamo fare del nostro meglio, abbiamo cominciato a capire i problemi, possiamo fare del nostro meglio per prevenirli, ma non siamo sicuri che le future generazioni, no, di integratori di sistema saranno felici e non incontreranno problemi. Vabbè, questo è lo scenario, no? In questo scenario, tra queste varie, non andiamo, no, in questo corso a andare a occupare, non ci occupiamo troppo, no, di sistemi legacy troppo obsoleti, anche perché sarebbe una cosa molto di nicchia. Preferisco, no, investire il tempo un po' di più su quelle che sono i pattern architetturali che servono sia per integrare con l'esistente, ma anche per costruire in modo che in futuro sia più facile integrarsi, no, che altri possano integrare le nostre applicazioni. E questo di fatto in termini di architettura, quindi non ancora di tecnologia, non ancora di standard, è, diciamo così, la tendenza più consolidata è quella dell'architettura orientata ai servizi, SOA, no? Lo vedete molto. Il fatto che sia consolidato, se vogliamo, è testimoniato dal fatto che molte di queste cose, no, che vedremo adesso, risalgono a 10 anni fa. Sia le idee che gli standard di riferimento si sono evoluti, si sono mantenuti, sono ancora utilizzati, quindi è sempre la prova del tempo che ti fa capire se una certa cosa, se una certa idea è buona o no, funziona o no, o serve oppure no. E questa architettura servizi, diciamo che la prova del tempo la sta abbastanza tenendo. Io ho riletto queste slide qua nello specifico, credo di aver fatte tra 4 anni fa, nel 2006, 5 anni fa. Poi l'ho rivista nel 2008, le ho riguardate ieri, mi sono sembrate ancora attuali, quindi vuol dire che di fatto stiamo parlando di tecnologie che, tecnologie, vedremo più avanti con i web service, di pattern architetturali che ormai si sono consolidati. Quindi questo potremmo dire è il modo con cui si lavora oggi nei sistemi informativi distribuiti, che sono tutti, al giorno d'oggi sono tutti. Architetture orientate ai servizi, cosa vuol dire? Qualche flash l'abbiamo già fatto prima, quando abbiamo detto in realtà ci sono vari sistemi informativi, ciascuno dei quali sviluppa, implementa alcune funzionalità, deve essere possibile per un sistema informativo richiamare, utilizzare funzionalità offerte da altri. Allora, queste funzionalità, parlando in senso più ampio, le chiamiamo servizi. Quindi i vari sistemi informativi possono offrire dei servizi, io posso offrire dei servizi ad altri e nello stesso tempo posso usare, fruire servizi offerti da altri sistemi informativi. Quindi questo, come dice qua, la definizione ufficiale, un documento dell'OASIS, che questo, è questo quello che risale intorno al 2000, che è uno dei tanti enti di standardizzazione, questo si occupa, diciamo così, di standardizzare, di promulgare degli standard a livello di office automation essenzialmente, quindi il back-end degli sistemi informativi.
è stato coniato questo termine servizio per raccogliere le capacità distribuite che potrebbero essere controllate da differenti domini di competenza o di proprietà, come c'è scritto qua. Quindi immaginatevi proprio tante parti di sistemi informativi, ciascuna delle quali ha delle funzionalità, delle capacità, come dice questa definizione, delle capability. Queste capability vengono messe a disposizione degli altri e possono essere utilizzate e distribuite, e anche c'è la parola organizzate, non solamente utilizzate, perché prima di utilizzarla io devo trovarlo, scoprirlo, sapere come si chiama e poi lo utilizzo. E infatti i diversi standard che fanno capo alla filosofia SOA, di cui il più importante è quello dei web services, ma non è l'unico, forniscono questi standard. Noi quando leggo questo penso ai web service, ma non è l'unica soluzione tecnologica. Forniscono dei metodi uniformi per offrire, scoprire, interagire e usare queste capability. Quindi offrire vuol dire: io ho una capability, la metto a disposizione degli altri. Discover vuol dire trovo se c'è qualcun altro che ha questa informazione. Interagisco e utilizzo, cioè capisco come fare a chiamare questo metodo e poi lo chiamo, a chiamare questa funzione e poi lo chiamo. La parola servizi è un pochino sfortunata, perché ovviamente una parola, come sempre, le parole molto generiche, a seconda del contesto da cui uno proviene, assume dei significati e delle connotazioni molto diverse. Quindi hanno deciso di riutilizzare una parola che aveva già 94 significati, dandone uno in più. Ad esempio, nel vostro caso, so che nel campo gestionale di solito con servizi si intendono le pulizie, quando si parla di servizi sono cose abbastanza di basso livello, no? In un'azienda, mentre qua quando parliamo di servizi sono le parti più di alto livello del sistema informativo, le funzionalità più di alto livello del sistema informativo, quindi sono due cose completamente diverse. Quando so che c'è stato ci sono sempre dei problemi quando si parla con le persone che lavorano nel campo delle telecomunicazioni, perché per loro, per chi arriva dal background telecom, un servizio è, che ne so, il trasferimento di chiamata, che ne so, la richiamata su occupato. Questi sono i servizi di comunicazione. No? Quando parli di servizi loro pensano sempre a queste cose molto specifiche, mentre in realtà qui stiamo pensando di qualcosa di molto più ampio. Vabbè, la sfortuna della parola. Ecco, io qui ho provato per avvicinarci, ragionare un po' su questo metodo di lavoro, che poi più avanti concretizzeremo. Ho preso la definizione di Wikipedia a pezzettini, no? E l'ho commentata a fianco, no? Quindi la commentiamo insieme, no? Per cercare di capire un po' meglio, no? Di definire un po' meglio di che cosa vogliamo parlare. Quella precedente era la definizione ufficiale dell'OASIS, questa qui è un pochino più articolata, e quindi ci permette di fare qualche ragionamento sopra. È uno stile architetturale, quindi è un modo di progettare applicazioni, non è un linguaggio, non è una tecnologia, si basa su tecnologie, tra cui web service, ma è qualcosa di più ampio, per quello che sopravvive, no, così tanto. Web service hanno avuto una loro esplosione e adesso si cerca invece di utilizzarli meno in favore di soluzioni più leggere, ma non importa, anche queste soluzioni più leggere comunque fanno riferimento sempre a questa metodo architetturale di organizzare le informazioni. Quindi non ci interessa tanto la tecnologia sappiamo che cambia, è inevitabile, per fortuna troviamo dei modi più furbi di fare le stesse cose, ma quello che prima sembrava importante lo diventa di meno e cominciano a nascere requisiti diversi. Le tecnologie cambiano, l'importante è che il modo di pensare, il modo di vedere l'insieme dei sistemi informativi, se rimane uniforme è più facile, perché vuol dire continuiamo a pensare nello stesso modo ma usare dei linguaggi, delle tecniche diverse, e va bene, lo gestiamo facilmente. Questo sono i cambi di paradigma che sono quelli più pericolosi, no? Il focus è sui processi di business, quindi un servizio non è copia un dato in una tabella, non lo ragioniamo in questo modo. Il servizio è esegui una certa transazione. No, fai un bonifico, facevamo l'esempio prima, ordina un pezzo,
calcola le statistiche di produzione di fine mese, no? Processi di business completi, grandi o piccoli, magari piccoli, ma un servizio dovrebbe essere delimitato e definibile attraverso qualche cosa che ha un effetto o un significato proprio nel campo del business, nel campo dell'effetto sull'azienda, non sul dato. Non devo descrivere questo servizio qui, fa la somma di questi tre dati, ma questa sarebbe una descrizione a livello basso, a livello operativo. Devo descrivere un servizio in termini di qual è, diciamo così, la funzione di business, il passo in avanti che fa nel mio processo produttivo, ad esempio. E dopodiché, chiaramente dovrà essere implementato con operazioni di basso livello, ma definizione, la chiamata, per chiamarlo servizio deve fare qualcosa di utile e che possa descrivere, senza far riferimento al modo in cui questo viene implementato, no, al risultato concreto sui dati. L'architettura dei servizi definisce anche, no, ciò che l'infrastruttura IT fornisce per permettere alle applicazioni di scambiarsi questo operato, di collaborare nello svolgimento di questi processi. Quindi, da un lato abbiamo ci obblighiamo a pensare in termini di servizi, costruiamo le nostre applicazioni in termini di servizi. Dall'altro sappiamo di avere gli strumenti tecnologici per poter effettivamente implementare quest'idea che abbiamo, questo modo di organizzare le operazioni. Quindi abbiamo un processo di business, non lo vediamo, cerchiamo di non vederlo più come una cosa monolitica, un processo che fa tutto. Cerchiamo di tagliarlo a pezzettini più piccoli, questi pezzettini più piccoli saranno dati dalla collaborazione tra vari servizi. No? Non è nulla di nuovo, anche voi avete cominciato, no, anche in campo, diciamo così, gestionale, a ragionare in questi modi, no, ad analizzare cose in questi modi. Quindi sembrano cose per noi abbastanza scontate, no? Però le ribadiamo. Uno, perché in realtà scontate non lo sono, ma sono il punto d'arrivo di un percorso, che poi non è un vero arrivo, ma è il punto attuale di un percorso, e due, per ricordarci poi di questi ragionamenti quando ragioneremo su qualche implementazione, e allora dovremo fare delle scelte, lo faccio così, lo faccio così, ma ricordiamoci di qual era, diciamo così, il fine ultimo di queste cose. È uno strumento sia di sviluppo interno che di integrazione futura. Quindi lo faccio sia per tenermi aperto la possibilità di integrare più facilmente il mio sistema informativo in futuro, ma anche come strumento di lavoro interno. Quando la complessità cresce, io la complessità la devo in qualche modo affettare, tagliare, ridurre. E un modo possibile per ridurre la complessità non è fare in modo che tu abbia 10 parti, no, del sistema informativo che accedono tutte allo stesso database e litigano tra di loro. Ma già all'interno del mio sistema informativo costruisco, lavoro a servizi in questo modo. Poi ci sono servizi che saranno più facili da integrare, un conto è che due mie procedure di business si chiamino tra di loro, si chiamino servizio anziché procedura e usino certe tecnologie per chiamarsi. Un conto è che questa chiamata avvenga con un servizio di un'azienda esterna. Dal punto di vista tecnologico non cambia quasi niente. Dal punto di vista anche solo contrattuale, sì, no, perché io per chiamare un servizio di un'altra azienda, come minimo, dobbiamo avere un costo, c'è un contratto, ci sono dei livelli di servizio garantiti, semplicemente dovuti al fatto che io sto usando, no, una risorsa di un'altra azienda, e quindi bisogna mettersi d'accordo prima. Quindi dal punto di vista, diciamo così, organizzativo non è indifferente, dal punto di vista tecnologico tende a essere abbastanza indifferente. Quindi siamo arrivati quasi al paradosso che una tecnologia che è stata pensata, nata per, sotto la forte spinta della necessità di integrare sistemi diversi, sistemi remoti, in realtà viene usata anche, e forse anche molto di più, per integrare parti del sistema, di uno stesso sistema, solo perché è un modo di lavorare comodo e che ci aiuta, no, a gestire la complessità. Queste funzioni, per essere utili, devono essere, come dice qui, molto lascamente collegate, no? Non devono essere strettamente accoppiate con l'implementazione. Questo è un requisito fondamentale. Se io devo chiamare un servizio offerto da un altro sistema informativo, non mi deve interessare nel modo più assoluto come è stato realizzato quel sistema informativo. In che linguaggio, su che macchina, su che server, dove si trova, non mi deve interessare nulla.
devo riuscire a lavorare solamente avendo la descrizione dell'interfaccia di questo servizio, che cosa fa, quali dati vuole, quali dati restituisce, e poi non mi interessa più niente, non mi deve interessare più niente di come è stato realizzato. E questo di fatto si usa anche molto spesso, no? Cioè, tante volte anche sistemi operativi non molto complessi, sto pensando a cose che facciamo magari in laboratorio, anche qui c'è una parte di applicazione che è fatta in Java, un'altra parte di applicazione che è fatta in .NET, in C#, e devi farle parlare, cosa fai? Usi un web service. Sulla stessa macchina, sono due parti di applicazione, però quella è una tecnologia che c'è, è buona, e serve per far parlare sistemi che magari sono sviluppati con modi completamente diversi. Quindi, questo costa. Concettualmente è semplice. Vuol dire avere una rappresentazione della chiamata di servizio neutra. No, io scrivo, e lo scriverò in XML, che cos'è il servizio, quali sono i parametri e quali risultati dà. Quando lo voglio chiamare costruirò anche lì un altro pezzo di XML in cui scrivo il valore specifico dei parametri e mi aspetto un XML di risposta in cui ci saranno i risultati di elaborazione. Quindi di fatto mi sono spostato sul campo neutro. Non sul modo che ha Java di rappresentare i dati, non sul modo che ha .NET di rappresentare i dati, ma in entrambi i casi facciamo riferimento a un campo neutro che è l'XML. Quasi sempre. Poi nelle versioni più leggere abbiamo altri metodi di rappresentazione dei dati che sono meno pesanti, ma comunque sempre di campo neutro si tratta. No? Metodi di rappresentazione delle informazioni neutrali rispetto al linguaggio di programmazione. Quindi l'idea è semplice, ovviamente è complessa, ma complessa no, macchinosa dal punto di vista pratico, perché tutte le volte devo, che ho un dato, che ho un intero, e lo devo prendere, serializzare, vestire in XML, dire che quello è un intero, dire che qual è il nome, eccetera, e quindi appunto quello che era un 3 diventa 15 righe di XML con dentro il 3. Quindi ha un overhead di gestione che in buona parte è automatizzabile, vedremo che anche quando faremo qualche piccolo web service nelle nostre applicazioni Tomcat, l'avete già visto che c'è la riga web service quando fate un'applicazione web, per fortuna ci sono degli automatismi che ci creano tutta l'infrastruttura, ma ciò non toglie che poi alla fine tutta questa codifica e decodifica vada fatta. Però è il prezzo che dobbiamo pagare per disaccoppiare il servizio, la definizione del servizio e la chiamata del servizio, no, sono due cose diverse, dire che esiste e chiamarlo effettivamente, rispetto alla sua implementazione. Non c'è niente di più fortemente disaccoppiato tra interfaccia e implementazione come un web service, che è uno dei punti, diciamo così, d'arrivo, i punti chiave. L'architettura dei servizi separano le funzioni in unità distinte che chiamiamo servizi, che possono essere distribuite sulla rete, possono essere combinate e riutilizzate per creare applicazioni di business. Questo dice qualcosa in più, non dice solamente sì, posso richiamare un servizio di un altro sistema informativo, sì, questo lo sapevamo già, ma possono anche essere riutilizzati per creare applicazioni di business, cioè questo mi permette, mi rende più facile un domani creare nuove applicazioni, perché alcune funzionalità di base che già avevo, che già esistevano nella mia applicazione che ho fatto l'anno scorso, possono essere riusate più facilmente, non reimplementate, non copie e incollate, ma usare esattamente quelle che già c'erano, quindi erano già testate, validate, verificate, collaudate dal tempo, le riuso tali e quali in una nuova applicazione. Quindi è molto più rapido, no? Anche per una singola azienda sviluppare nuove offerte applicative, nuovi, diciamo così, servizi e prodotti, perché non devo ripartire da zero ogni volta, ma posso riusare il pacchetto di servizi che ho già, che servivano già per, diciamo, gestire le applicazioni esistenti. Quindi se riesco a entrare in quest'ottica di sviluppo, no, riesco anche a accelerare poi quello che è il tempo di sviluppo, costruzione, quindi c'è scritto agile, no, di nuove applicazioni, ricombinando servizi esistenti, miei o eventualmente servizi esterni. Questo, di nuovo, è una mentalità, un modo di lavorare in cui io oggi, quando costruisco un'applicazione, devo pensare non solo ai requisiti di questa applicazione, che già è abbastanza perché la devo consegnare dopodomani e sono già in ritardo, questo è un po', diciamo così, il clima normale, per cui cerco di prendere, cercherei, sarei tentato di prendere molte scorciatoie, in realtà dovrei farlo pensando non al dopodomani ma all'anno prossimo.
Perché magari la settimana di lavoro in più che ci metto oggi mi risparmia 2 mesi di lavoro l'anno prossimo. Lo dico a voi che siete gestionali. Gli informatici lo sanno, già. Siete voi che non glielo lasciate fare. Voi o i voi del futuro, ecco. Quindi teniamo sempre presente, non è, si insiste molto sul time to market, ma il time to market non è fatto del fare in fretta le cose oggi. Sì, in alcuni casi sì, ma in molti casi è fatto nel prepararsi bene in modo che domani, quando nasce una nuova opportunità di mercato, io sono pronto a rispondere. Sono pronto a rispondere non se lavoro 27 ore al giorno e butto giù codice, ma se ho nel mio portafoglio, alle mie spalle, già il 90% di ciò che mi serve ed è facile da riutilizzare. No? Ammesso che ci siano. Chiaramente stiamo parlando di aziende che possono avere la visione dell'anno prossimo. Speriamo di poter ritornare a pensare in questi termini. E questo è il modo di pensare, che chiaramente questo è molto generico, qui non c'è una riga di codice, non c'è un esempio di una tecnologia specifica in questo ragionamento. No? Perché è più un ragionamento organizzativo, che ovviamente sottolinea una tecnologia, ma ha un impatto anche sulla parte organizzativa. Per quello che mi arrabbio con voi. Vabbè, per questo qui è più semplice, questi servizi comunicano tra di loro scambiandosi dei dati o coordinando un'attività tra due o più servizi. Questo qua è molto molto generico, è molto anche pericoloso, come detto, perché permette qualunque tipo di scambio. No? Così come è scritto mi fa venire in mente lo scambio di messaggi che abbiamo definito prima. E è vero, no? L'architettura servizi permettono un generico scambio di messaggi, anche se il tipo di scambio messaggi più utilizzato è quello della chiamata procedura, domanda risposta, no? Perché è il più semplice, e anche più semplice da esportare ad aziende esterne, no? È facile dire: c'è un servizio, tu vuoi sapere le previsioni del tempo? Ti offro un servizio in cui tu mi dici le coordinate del punto che ti interessa e io ti do le previsioni. Fine. Facile da capire, facile da integrare. Se invece dovesse già essere una cosa, tu mi mandi un messaggio, poi me ne mandi un altro, poi dopo domani ti rispondo io e nel frattempo ti arriverà un messaggio da una terza parte che ho sollecitato, diventa molto più complesso per una terza parte, no, per un ipotetico cliente, usare il nostro servizio, perché richiede più complessità dal suo lato. I servizi devono essere anche facili da usare. Ciò non toglie che nell'implementazione di un servizio possa essere necessario coinvolgerne più altri. E infatti esiste un termine, e questa è una parola che mi ha stupito, perché appunto questa parola è su questa slide da 5-6 anni, e era nei documenti da cui l'ho presa da qualche anno in più, ma il mese scorso, sulla rivista IEEE Computer, che è la rivista dell'IEEE, l'Associazione Internazionale degli Ingegneri Elettronici e Informatici, Computer è la rivista, diciamo così, principale del settore, no? Quella che arriva a tutti gli iscritti, e c'era il numero special issue sul Service Orchestration 2011, no? Quindi è un tema che è ancora attuale oggi, c'era il numero speciale su quel tema lì. Orchestrazione è un termine strano che significa quando ho più servizi che collaborano tra di loro in modi non banali, non semplicemente domanda-risposta, devo poter descrivere quali sono le caratteristiche di questa interazione. Quindi un po' come il direttore d'orchestra che dice: adesso tu manda un messaggio all'altro, tu lo ricevi da questo, voi due partite insieme e così via. Il direttore, l'orchestratore, non partecipa allo scambio di servizi, ma coordina lo scambio di servizi degli altri. Coordina o anche solo lo conosce, perché poi magari i vari servizi sanno come devono coordinarsi, sanno come devono agire, però quando io sto progettando l'applicazione devo in qualche modo avere uno strumento per capire, no, se questi scambi stanno avvenendo in modo corretto, modellarli e descriverli, e poi farli avvenire. Quindi ci sono dei linguaggi che sono molto simili poi ai linguaggi di workflow, di business process modeling, perché alla fine dicono qual è la sequenza, quali sono le sequenze possibili permesse in cui devono avvenire le varie operazioni. E le operazioni possono essere o un'elaborazione da parte di un servizio,
o lo scambio di messaggi tra un servizio e un altro. Quindi alla fine si gira intorno sempre agli stessi concetti, solo che qua, anziché parlare di un generico processo, qui parliamo di un servizio specifico che ha una sua implementazione che gira in software, e non necessariamente un servizio o una fase di processo che può essere virtuale o che può essere manuale o altro, no? Quindi c'è questo livello superiore di orchestrazione, in realtà serve solamente sull'applicazione, viene usato questo livello solamente su applicazioni realmente complesse. I pattern di integrazione a livello web sono in realtà più semplici. E poi questa penso sia l'ultima parte di questa definizione, dice: guardate che poi dal punto di vista tecnologico non è che ci sia nulla di nuovo, cioè si riusano le tecnologie che ci sono, è solo ci diamo delle regole, ci diamo una visione per leggerle in questa direzione, usare la tecnologia in questo modo, no? Nel 2000 c'era questa visione e già si intravedeva quali fossero le tecnologie utilizzabili. Oggi in tecnologia ne abbiamo a decine, no? In quella slide che vi ho fatto vedere prima c'erano più sigle che altro, ma dietro ciascuna sigla ci sono dei tomi così da, no? Da studiarsi per poi utilizzarla quella specifica tecnologia, va bene, no? Il campo dell'ICT si dà per scontato che sia così, un linguaggio, una tecnologia, un metodo di lavoro che impari oggi ti dura un anno o due, poi bisogna vedere, bisogna rivalutare continuamente se è ancora il metodo, diciamo così, migliore per lavorare o se no bisogna aggiornarsi in funzione delle nuove tecnologie. Ma va bene, questo non ci spaventa. Infatti questo non è un discorso sulle tecnologie. Usiamo quelle che ci sono, scegliamo quelle che vanno meglio per implementare la visione architetturale che abbiamo cercato di dipingere, che abbiamo in mente. Quindi stiamo cercando di passare almeno mentalmente da un groviglio, da un monolita che fa tutto, una macchina sola che fa tutto, che non ci piace, a un groviglio di sistemi che non sappiamo bene come far parlare, che non ci piace, a un sistema ordinato in cui ci sono vari sottosistemi, ciascuno espone dei servizi e ciascuno può usare quando gli serve dei servizi esposti, non messi a disposizione da altre parti dei sottosistemi. Ci piace un po' di più come visione, riusciamo a descriverla, riusciamo a comprenderla, riusciamo a gestirla. Questo dei servizi è di questa visione chiaramente è un percorso lungo e sofferto. Sofferto chiaramente sulla pelle di chi ha dovuto fare questi lavori, lungo anche perché appunto oggi possiamo dire le tecnologie ci sono. Negli anni 80 no, e quindi negli anni 80 si parlava di una sigla che a volte sentite ancora pronunciare, EDI, che sta per scambio elettronico delle informazioni. Scambio elettronico delle informazioni, dici, ma sì, certo, ma perché? Noi che siamo, voi che siete nati quasi in questo secolo, perché ci sono altri modi? Eh sì che ci sono altri modi, perché tante volte, ma ancora oggi, lo scambio delle informazioni in tanti casi non avviene in modo elettronico. Voi l'avete portato un certificato di residenza al Politecnico quando siete iscritti o quando, no, al Politecnico forse non lo chiede, ma quante volte siete andati in comune, fate stampare un pezzo di carta e l'avete portato in un altro ufficio? Questo è scambio cartaceo delle informazioni, non elettronico. Quindi ancora oggi succede, adesso poi prendendo la burocrazia è facile trovare esempi, no? Di questo genere. Le aziende, l'ordine, io devo fare un ordine. Ma ancora oggi, in tanti casi, quando devo fare un ordine, alla fine mando un fax. O la fattura. È un pezzo di carta, lì poi in realtà deve esserlo per legge. Ma quante volte ci sono informazioni che ci sono nel sistema informativo A, devono andare a finire nel sistema informativo B, e questo scambio di informazioni non è automatizzato. No? Ma pensiamo anche alle cose più semplici. Quante volte voi avete preso un numero di telefono leggendo dalla rubrica di un cellulare e l'avete ricopiato a mano per inserirlo nella rubrica di un altro cellulare o di un computer o di un file? Perché, vabbè, tra cellulare e cellulare puoi mandartelo, ma dipende poi ancora dalle marche di telefono, se non sono uguali non è detto che lo legga. Quante piccole cose che dovrebbero essere scontate in realtà non funzionano ancora oggi. Qui le aziende hanno cominciato negli anni 80 a pensare, ma perché mai dobbiamo avere degli overhead di scambio dati quando le macchine in realtà i dati se li potrebbero scambiare direttamente, quindi si sono cominciati a inventare
dei formati di codifica dati, che poi nel tempo si sono evoluti, no? Perché all'inizio si parlava di schede perforate, poi si parlava di collegamenti via modem, poi si parlava di collegamenti via internet, fino ad arrivare, diciamo così, il punto d'arrivo di tutto questo processo è stato l'XML. Linguaggio XML che alla fine è bello, è brutto, è complicato, non ci piace, ma lo sanno tutti e effettivamente ci posso codificare ciò che voglio. E quindi di fatto viene utilizzato. Quindi, la codifica dei dati quindi in certo senso è stata risolta abbastanza, no? Quando, ma XML non è nato dal mattino uno che si è svegliato, è nato da una serie di appunto, miglioramenti successivi rispetto ai primi standard di integrazione. Dopodiché, una volta che ho imparato a incapsulare i dati, imparo a incapsulare le funzioni, cioè le operazioni che avvengono su questi dati. E da lì si è passati da integrazione dei dati a integrazione dei servizi. Questo è un po' il percorso storico, ovviamente nel frattempo di strada se ne è fatta. Vabbè, questo l'abbiamo già detto, che cos'è un servizio, devo essere in grado di definirlo ad alto livello. Qui deve, si sta un pochino ripetendo, tranne qua, quando, quali sono i ruoli, no? Che identifichiamo in un'architettura servizi. Allora, i due ruoli più semplici, se pensiamo sempre al pattern più semplice, che è quello di chiamata risposta. Offro un servizio, tu mi chiami e io ti rispondo. Quindi ho almeno due entità che stanno collaborando, prima le chiamavamo A e B. A era il cliente, il client, no? Il richiedente del servizio. A richiede che venga eseguito un certo servizio e B è il fornitore, il provider dello stesso servizio, del servizio che viene richiesto. Quindi ho una relazione, usando una terminologia un po' vecchia, master-slave, ho qualcuno che chiama e qualcuno che esegue. Poi non è detto che un attimo dopo non sia B che ha bisogno di un servizio di A e lo richieda, questo non è una relazione permanente tra A e B, ma è quel servizio lì è offerto da B e viene richiesto da A. È possibile che serva un intermediatore, no, un servizio di intermediazione, che permette ad A di scoprire chi ha il servizio che gli interessa. A me serve questo servizio, chi ce l'ha? Ce l'ha B. Perché magari domani non ce l'ha più B, ce l'avrà C, perché qualcuno ha modificato il sistema informativo e lo sta facendo evolvere. Quindi è sempre bene che A non chiami direttamente B perché sa che B ha quel servizio, ma chiede all'intermediatore: dimmi chi in questo momento è il proprietario di questo servizio. Quindi se voglio migrare il servizio da B a C è sufficiente aggiornare le informazioni che ha l'intermediatore. Quindi ci sono questi servizi di broking o di registry in cui i vari servizi sono elencati e quindi possono essere ricercati ma soprattutto invocati e richiamati. E la registry ha informazione su chi offre quali servizi e ha anche informazione su qual è l'interfaccia dei singoli servizi. È dichiarata e, diciamo così, registrata in modo pubblico. Questo broker non serve per la chiamata effettiva, quando devo fare la chiamata, serve per capire a chi devo richiedere il servizio. Quindi, la prossima volta riprenderemo da questa figura, il servizio, no? Quali informazioni collaterali deve avere per rendere possibile la sua descrizione, quindi la sua intermediazione e la sua chiamata. Questa figura riassume quelle che devono essere le informazioni, alcune descritte in modo informale, cioè scritte in italiano o in inglese, altre descritte in modo formale, cioè descritte in XML in modo che la macchina le possa elaborare. Tutte queste informazioni devono poter essere definite o definibili per poter parlare effettivamente di un servizio completo, che possa essere chiamato, possa essere riutilizzato, che abbia le caratteristiche di prima. No? Quindi qui stiamo facendo la lista della spesa di quali sono le informazioni che mi servono per poter definire un servizio. La prossima volta rivedremo il significato di queste scatole e poi faremo il passaggio successivo di vedere la tecnologia con cui queste cose vengono poi descritte e poi i servizi vengono implementati, un passo alla volta. Vi ringrazio.